Man of the Week di questa settimana, Stefano Gigliotti. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Sei pronto per il fuoco di fila? Pronto. Poi sono i tuoi compagni pronti ad azzannarti, quindi stai attento a come rispondi, perché qua ti tirano le uova, stai attento. So cosa mi aspetto. Allora, cominciamo con il tuo curriculum sportivo, in breve. Ma io ho sempre giocato a calcio, ho giocato fino a 16 anni in FIGC a 11, poi ho smesso e poi ho cominciato col calcetto intorno ai 20 anni. Quindi praticamente ieri? Sì, sì, praticamente 2 giorni sono passati. Il tuo ruolo? A metà campo. Alla Pirlo, regista? Sì, non sbagliare a dirlo. Le tue caratteristiche tecniche? No, la corsa, più che altro la corsa. Il tuo peggior difetto da giocatore? L'altruismo. Chissà se i tuoi compagni saranno d'accordo. L'ho detto apposta. Dopo glielo chiediamo. L'umiltà. Com'è nata la tua passione per il calcio? Da bambino, come tutti. Da bambino. Sempre giocato, con un pallone tra i piedi. Il giocatore che ti ha ispirato? Beh, ti dico Platini. Sicuramente Platini. La tua squadra del cuore, allora sappiamo, fratello Gobbo, non avevo dubbi. Che sarà una persona intelligente, si vede subito, sei un grande. Ecco. Poi, il tuo compagno di squadra più forte, e qui attenzione come rispondi, perché anche qui tirano le uova i pomodori. Una dietro e... c'è il suggeritore dietro. Guarda, ti dico il capitano storico, dai, Brugali. Quello invece più scarso, che magari c'hai i piedi a zappa o a papera? Buratti sicuramente. Sicuramente Buratti. Quello più simpatico, così dopo gli devi pagare la pizza, anzi lui ti paga la pizza. Quello più simpatico, Bottoni. Bottoni. Quello che invece ti fa più arrabbiare? Ernesto Silipigni. Che non l'hai venuto stasera a fare il mio posto stasera. Infatti ti tocca a te questo. Mi il bidone, sì. La tua soddisfazione più grande da giocatore? Beh, quando abbiamo vinto la Champions qui. Sicuramente sì. Il tuo obiettivo per quest'anno con la tua squadra? Cercare di migliorare sempre, ma comunque mantenere il nostro livello, che è sempre stato buono, sarebbe già qualcosa. Un racconto divertente di un fuori programma che è successo magari un fine, un dopo partita, che si può raccontare ovviamente. Tanto poi i fidanzati non ascoltano, non vedono il video. No, veramente così non ti posso rispondere. Niente, censura. Tra l'altra volta Buratti ci ha tenuto mezz'ora fuori a cercare le chiavi e le aveva lui in tasca. Era mezzanotte. Era qua in mezzo al campo da solo che cercava il buio e le aveva lui in tasca. Era così intelligente. Un tuo sogno nel cassetto da giocatore, se ne è rimasto ancora uno, perché della Juve sappiamo già, poi è utile che te lo chiedo. No, da giocatore andare avanti così ancora per qualche anno. I tuoi compagni ti devono sopportare ancora almeno un ventennio. Devono, sì sì. Bene, grazie mille. Ciao, ciao. Okay. Ciao, ciao. Ci sono prima. Non sono usciti fuori. No. Molto bene. Aspetta che...